volendo trarre alcuni elementi, alcune suggestioni di tipo pedagogico, vorrei soffermarmi comunque su tre elementi di questo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci che in qualche modo ci fanno pensare al rapporto educativo e didattico. Il primo elemento, il fatto che il maestro è colui che procura il nutrimento spirituale per i propri allievi. Il maestro, predisponendo ciò che serve per l'insegnamento, selezionando con cura ciò che deve insegnare, in qualche modo è come che fosse in cucina, cioè prepara, cucina ciò che serve come nutrimento spirituale per i propri allievi, e quindi in qualche modo anche la cura nella preparazione, per analogia, dovrebbe ricordarci la sapienza di un bravo cuoco che ci tiene a lavorare bene. Il secondo elemento riguarda il fatto che, oltre al nutrimento essenziale per il puro sostentamento fisico, il pane, c'è anche il pesce, cioè il nutrimento gustoso, quello che non è semplicemente l'alimento essenziale per sopravvivere, ma quello che dà gusto, ha sapore. Ricordiamoci che il termine sapienza deriva dal latino sapio, che significa avere sapore e quindi saper gustare il sapore. La sapienza è un cibo che va gustato, di cui bisogna in qualche modo fruire con gusto e non solo in funzione delle necessità di tipo, per esempio, professionale, non solo in funzione del voto, non solo per passare l'esame. E infine il terzo elemento, che è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. I beni materiali, diceva Jacques Maritain, si possono condividere a patto di suddividerli. I beni spirituali, invece, se condivisi, si moltiplicano. Se io in questo momento vi sto trasmettendo un'idea, una suggestione, non è che io la suddivido tra tutti coloro che ascolteranno. Io la condivido anche con voi, e condividendola si moltiplica, perché riprende forma nelle vostre menti, così come accade coi nostri insegnamenti per i nostri allievi.